Domande sulla Juve. Allora, partiamo da Maurizio Di Giuseppe che chiede: Pogba rimane? Sì, rimane perché l'ha detto Marotta, però attenzione perché per far arrivare un'offerta da 90, 80, 70, 100 milioni di euro c'è tempo fino al 31 agosto e la Juve un'offerta grande la deve obbligatoriamente valutare. Quindi sì, ma puntini di sospensione. Chioccio la Valbiandino dice: chi il prossimo grande acquisto della Juventus dipenderà dai soldi di Pogba, però tenete presente che già Cavani e Dybala sarebbero due grandissimi acquisti. A questo proposito, Queen Franci 25 chiede: Cavani, Dybala, Tevez, Morata, Llorente più centrocampista e difensore? Guarda, io credo che Llorente sarà quello sacrificato in attacco proprio dagli arrivi degli altri. Un centrocampista, sì, forse anche due, dipenderà dalla situazione di Pogba e di Pirlo, non è un mistero. Sul difensore invece credo di no. Attenzione, poi la notizia calciomercato.com di oggi di Rugani che dovrebbe essere parcheggiato in prestito perché basteranno Barzagli, Chiellini, Bonucci, Caceres e Ogbonna in difesa. Roberto Grossi 72 dice: troppi 4 big in attacco? No, non sono troppi. Certo che Allegri avrebbe una grande possibilità di scelta con Morata, Tevez, Dybala e Cavani, appunto. Partirà un big, vediamo come si evolverà la situazione di Pogba, caro Roberto. Giuseppe Gagliardi, come giudichi Dybala? Già un campione? Sì, però in Italia. All'estero io credo che Allegri sia più contento di schierare tipo al Santiago Bernabéu Tevez. Fabio Volpe 83, Tevez va verso la permanenza della Juve? Sì, con un anno in più di contratto. L'idea è questa. Thomas 1374 chiede: perché Cristiano Ronaldo sta imparando l'italiano? Ancelotti se lo vuol portare? Non lo so, non credo che Cristiano Ronaldo lo vedremo di questi tempi in Italia. Infine, Filippo Brancato fa una domanda sul Catania. La mettiamo qui sulla Juventus? No, facciamo così, la mettiamo nel prossimo video.